Continua il grande lavoro di promozione della cucina e dell'enogastronomia pugliesi nell'elegante location di Piazza Umberto I a Latiano. Ha avuto luogo la prima edizione della Cena dei Messapi, caratterizzata dal bianco come dress code grazie alla sinergia tra Comune di Latiano, Comitato Festa Patronale Santa Margherita, Proloco, Galterra dei Messapi e Think Tank, con il patrocinio della Regione Puglia e della provincia di Brindisi. Perché Cena dei Messapi nella piazza Umberto I? Perché noi appena 4 mesi fa, esattamente l'8 aprile, abbiamo inaugurato il parco archeologico dei Messapi Muro Tenente, e quindi dopo tanti anni di intensi lavori, di studi e di ricerca, abbiamo avuto il piacere appunto di tagliare il nastro, e questo devo dire grazie alle precedenti amministrazioni e a questa che ci hanno scommesso fortemente in quella bellezza naturalistica importante. Ora è il tempo di far conoscere, di promuovere e di rendere fruibile quella realtà. Così l'avvocato Mino Maiorano, sindaco di Latiano, che ritorna sulla necessità di propagandare e promuovere il mito dei Messapi. Molti i sindaci del territorio che hanno partecipato all'evento, che ha raccolto centinaia di partecipanti nella bella piazza Umberto I. La serata è stata condotta da Nicla Pastore, l'assessore regionale Loredana Capone. Stare insieme, cenare insieme, vivere la vita di comunità è fondamentale anche per fare una buona accoglienza, perché i turisti non vogliono luoghi spopolati, luoghi dove trovano solo le pietre, vogliono luoghi dove vivere le tradizioni, i riti, dove sapere i piatti tipici, dove conoscere come funziona, come si aggrega una comunità, per cui davvero una bella iniziativa. Immancabile la regia di un esperto del settore, Pierangelo Argentieri. Proponiamo la cena dei Messapi, quindi un connubio tra la voglia di stare insieme, il mettersi appunto tutti intorno a un tavolo per non semplicemente così darsi manforte, se vogliamo, e passare una serata di convivialità, però soprattutto anche per rilanciare una destinazione in chiave culturale, in cui il cibo diventa sicuramente l'elemento che più di tutti è da traino in questo progetto di promozione del territorio. Ad accompagnare la degustazione il concerto dell'artista Rosa Paeda, tra i massimi esperti della tradizione musicale pugliese di tutto il bacino mediterraneo.